Gloria al Signore, che Dio vi benedica, cari. È una grande gioia, gloria a Dio, ritrovarci qui per le riflessioni della santa e benedetta parola di Dio. Vogliamo farci guidare da Lui, perché Lui è la fonte di ogni saggezza, Lui è la verità, il nostro Signore Gesù Cristo è la verità che ci rende liberi. La verità che ci illumina. Amen. Cari nel Signore, Dio vi benedica. Amen. Che la sua grazia sia su di voi in questi tempi difficili. E vogliamo prendere nuove forze nel Signore. Alleluia. E nella forza della sua potenza, nella sua parola. Gloria a Dio. Amen. Vi voglio condividere, gloria al Signore, un brano, un versetto che ha toccato il mio cuore questa giornata. Per mezzo di questo versetto noi possiamo trovare un grande insegnamento, una grande verità per edificare ed arricchire le nostre vite spirituali. Amen. Vi invito ad aprire insieme a me nei Proverbi, Proverbi capitolo 12. Amen. Gloria a Dio. Proverbi 12. Leggeremo il verso 11. Proverbi 12, verso 11. Dice così, alleluia, nel nome del Signore. Grazie Padre, parlaci tu con la tua parola, col tuo Spirito Santo, Signore. Riempi i nostri cuori, edificaci Padre, abbiamo bisogno nel nome di Gesù. Noi siamo polvere, Signore, abbiamo bisogno di te, Padre, nel nome di Gesù. Amen e amen. Proverbi 12:11 dice: chi coltiva la sua terra si sazierà di pane, ma chi va dietro le frivolezze è privo di senno. Chi coltiva la sua terra si sazierà di pane, ma chi va dietro le frivolezze è privo di senno. Carissimi che ascoltate, in questi ultimi tempi, in questi ultimi giorni, noi dobbiamo dedicarci sempre di più a coltivare la nostra vita spirituale, a coltivare la fede. Qui dice: chi coltiva la sua terra si sazierà di pane. Amen. Gesù disse: chi ha fame e sete di giustizia sarà saziato. In questi ultimi tempi noi dobbiamo stare attenti a non perdere il nostro tempo in cose inutili, in cose vane, in discorsi o in pensieri carnali che non giovano a nulla. Chi va dietro le frivolezze è privo di senno. Ti voglio dire, caro che ascolti, caro fratello o caro uomo che ascolti, forse non sei ancora credente, non sei convertito, ma ti voglio dire, non andare dietro alle frivolezze, perché in questa terra tutto è vanità, in questo mondo tutto è passeggero, è vanità delle vanità, tutto è vanità, tutto passerà, tutto, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Alleluia. Noi vogliamo dedicarci a fare la volontà di Dio. La volontà di Dio è il nostro alimento. Amen. Gesù disse ai discepoli: io ho un cibo, ho un alimento che voi non conoscete. Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato. Amen. Il nostro vero cibo è fare la volontà di Dio, cercare Lui, pregare Lui, stare in contatto con Lui, essere disposti a seguire Lui. Amen. Chi coltiva la sua terra si sazierà di pane. Amen. Noi dobbiamo coltivare la nostra terra, e la terra siamo noi. La terra è il nostro cuore. La terra rappresenta noi stessi, la nostra vita spirituale, la nostra fede. Oh, dobbiamo dedicare del tempo, cari fratelli, a coltivare la fede, a coltivare il nostro cuore, a coltivare la nostra relazione con Dio, la nostra comunione con Dio. Coltivare. Per coltivare bisogna togliere le pietre,
bisogna togliere le erbe cattive. Per coltivare, gloria a Dio, bisogna purificare il terreno, pulire il terreno, mondare il terreno, scavare, arare. Per coltivare bisogna preparare il terreno. Per coltivare bisogna togliere le erbacce, le cattive erbe, le cattive radici, i sassi, le pietre. Bisogna togliere ogni aridità. Per coltivare bisogna preparare il terreno. Amen? Bisogna annaffiare. Bisogna dedicarsi con l'aiuto di Dio. Chi coltiva la sua terra si sazierà di pane. Vuoi essere saziato? Coltiva la tua terra, coltiva il tuo cuore, coltiva la tua vita spirituale, coltiva la tua fede, prega, cerca Dio, chiedi a Lui di purificarti, di togliere le pietre, i cattivi pensieri, la durezza di cuore, l'aridità, di togliere le radici di amarezza, di togliere ogni cosa, gloria a Dio. È tempo di, alleluia, di preparare il terreno, di purificare il terreno. È tempo di purificare i nostri cuori, cari fratelli. Non andate dietro alle frivolezze, non perdere tempo dietro alle frivolezze, non perdere tempo prezioso, non perdere la tua vita, non perdere ore guardando la televisione, non perdere il tempo nelle cose vane, nelle vanità terrene. Coltiva la tua terra e sarai saziato. Amen. Dio ci sazierà quando noi veramente lo cercheremo con tutto il cuore. Cerca il Signore con tutto il cuore. Coltiva la tua fede, coltiva il tuo cuore, coltiva la tua terra e sarai saziato di pane. Amen. Il pane rappresenta la natura di Gesù Cristo. Gesù disse: io sono il pane della vita. Ve lo ricordate? Io sono il pane della vita. Tu sarai saziato di Cristo. Tu sarai saziato con la sua presenza. Tu sarai saziato con la sua parola. Tu sarai saziato con la sua grazia, col suo spirito. Sarai saziato di pane. Il pane rappresenta Cristo. E il pane rappresenta l'essenziale per il nostro sostentamento. Coltiva la tua terra. Non pensare più, non cercare più le frivolezze di questa vita. Non perdere più tempo nelle frivolezze. Non essere privo di senno. Sii saggio, sii intelligente. Coltiva la tua fede, la tua vita spirituale. Cerca il Signore e sarai saziato col pane della vita. Che il Signore ti benedica nel potente nome di Gesù. Amen e amen.